Salve a tutti, lettrici e lettori, e benvenuti alla seconda recensione di Ragione si cresce libri. In questo video, come avete letto dal titolo, recensirò Estremo insulto di Ed McBain. Purtroppo non ho la copia cartacea perché l'ho presa in prestito e l'ho già ridata da tempo. E comunque, è pubblicato dalla Mondadori nella collana Il giallo Mondadori, o ristampato nel Classici del giallo, nel 78, e fa parte della serie dell'87° distretto. Bando alle ciance e passiamo alla trama. E siccome non ho la trama sotto mano, ve la leggerò da un sito internet. In convalescenza, dopo essere stato colpito da un colpo di rivoltella, Bert Kling dell'87° distretto riceve la visita di un suo vecchio amico. Questi vuole che Bert si interessi della sua giovane e bella cognatina che negli ultimi tempi si comporta in modo strano. Ha inizio così per lui una lunga serie di disavventure. Nello stesso tempo, gli agenti Haviland e Willis cercano un certo Clifford. È l'aggressore galante che, dopo aver rapinato giovani donne che si avventurano sole di notte per le vie della città, fa loro un profondo inchino, dicendo: "Clifford vi ringrazia, signora." Quindi ecco la trama così come viene spiegata sul retro del romanzo. Passiamo ai personaggi. Il personaggio principale è Bert Kling, che come viene detto nella trama è un detective che è stato sparato nell'avventura prima, suppongo, e che ora che si è ripreso deve indagare su questa cognata di un suo amico che si comporta in modo anomalo. Poi abbiamo gli altri due detective dello stesso distretto, Ivyland e Willis, che indagano sulle aggressioni compiute da questo Clifford. E in più abbiamo altri due ispettori, ma non sono molto importanti, che indagano su dei rapimenti di gatti. Questa, diciamo che è una cosa un po' più ironica. Questi sono i personaggi principali e credo che basti così. Quindi passiamo all'ambientazione, che anche qui, come nella scorsa recensione, è normale, senza non ci vorranno molte parole per descriverla. Il romanzo è ambientato nella Londra degli anni 50, 60 e nei sobborghi e nei quartieri, anche nei locali, perché vengono descritti anche dei locali in cui i personaggi entreranno e parleranno con i commessi, con chi vi sta all'interno. Passiamo ora alle opinioni personali e che conterranno anche spoiler. Vi avvertirò io quando ci saranno. A questo romanzo ho dato voto 10 su 10. Perché? Beh, secondo me è semplicemente meraviglioso. Anche per quanto riguarda la scrittura, è scritto in modo perfetto, ti riesce a prendere e non riesci più a staccarti dal romanzo. E in più i colpi di scena sono molto azzeccati e messi nei punti giusti. E in più, diciamo che è mediamente lungo, non è corto 100 pagine, ma neanche lungo 300, è sulle 200 pagine, quindi si legge anche molto velocemente. Che non so se è positivo o negativo, diciamo mezzo e mezzo, ma questo è un argomento a parte. E poi, per quanto riguarda la trama, non è originale, perché comunque i gialli sono un po' simili tra loro, sempre questi detective, questi assassini, ma comunque come è stata trattata mi è piaciuta molto. Perché non è semplice indaga, trova, ma è proprio vai alla ricerca, fai delle domande ai parenti degli assassini, cioè degli assassini, scusate, delle vittime. E in più, come ho detto prima, per la questione dei gatti non c'è solo l'assassino, c'è anche altro per sdrammatizzare. E per ultima cosa, mi è piaciuto molto anche il finale, e qui devo interrompermi perché è uno spoiler, quindi se non volete sapere di che si tratta, passate al minuto che vi indicherò. Nel finale si scopre che la cognata dell'amico di Bert Kling è stata uccisa, niente poco di meno che proprio dal suo amico, del detective, perché aveva avuto una relazione sessuale con lei. E questa qui era rimasta incinta.
E siccome quest'uomo aveva una moglie, per evitare che tutto venisse a galla, l'ha uccisa e l'ha gettata in una valle fuori dalla città. Per quanto riguarda Clifford e le aggressioni, anche quest'ultimo è stato scoperto e è stato arrestato in modo molto geniale, perché sono andati a cercare proprio i locali che venivano frequentati e gli occhiali, per esempio, perché indossava anche degli occhiali, che sono stati, dove sono stati acquistati e come, quando. E niente, poi altre robe che non vi sto qui a dire, ma che magari se volete potete leggere, se riuscite a trovare il libro. E niente, siamo giunti alla conclusione del video. Vi consiglio molto questo libro perché è veramente molto meraviglioso. E Ed McBain sa scrivere in modo perfetto e non vi deluderà. Spero che il video vi sia piaciuto e se avete dei consigli datemeli scrivendoli nei commenti. E vi invito a lasciare un mi piace sulla pagina Facebook, sul video, a iscrivervi e a condividere sui vari social network. Da Giuseppe, leggendosi che esce i libri, è tutto. Noi ci vediamo ad una prossima recensione o voglia video. Ciao!